l'asset bond dal 1977 al 2017, quindi una sorta di retrospettiva, però solo attraverso due tipi di materiali. Dei materiali, allora uno è un materiale naturale che si mette a confronto con il vetro, invece è un materiale artificiale costruito. Le ossa sono un materiale naturale, quindi appartengono all'origine dell'esistenza ed è poi un elemento altamente simbolico, perché parla di un elemento, anche questo su cui Faber riflette da sempre nel suo lavoro, che è la morte e anche la metamorfosi. Il vetro è un materiale intelligente, insomma, oltre che essere trasparente, perché è fatto col silicio, che è lo stesso materiale con cui si fanno i chip dei computer. Quindi è un materiale che anch'esso in qualche modo conserva la memoria, che è un altro dei punti, insomma, fondamentale del lavoro di Jan Fabre, che è il lavoro sulla metamorfosi. This work, the Passifier, I made in 77. My first work with human bone and glass. And I made it after seeing an exhibition of Joseph Beuys as a young guy. I went to Eindhoven and I was really amazed by an exhibition of Beuys in Van Abbe Museum. And there was one work called The American Interrogation Chair. And I was influenced by this, and another thing that I was a big fan of, Wesley Fields. Wesley Fields was a kind of movie actor from the silent movies who was always beating children and kicking dogs. And I always liked this act of, not done, political incorrect. He was always beating children and kicking dogs. And so that's essentially inspired on Joseph Beuys and Wesley Fields. I made this work. Why human bone and glass? Is because I had a small sister, and I saw her playing with glass also. And I thought the idea of human bone, who is essentially we humans, we molds, we construct, we shape the human bone like we want to be essentially, and like the physiognomy. The skeleton becomes the physiognomy of a person also. And glass also is a material very old, very ancient, that you also can mold and bow and create things of. So for that reason, the combination, the two materials.